Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Oggi voglio iniziare a parlare di verde pubblico e sicuramente tutti voi e tutti noi avremo notato in questi giorni che le aiuole, i parchi pubblici, le aree dove ci sono gli alberi raccolgono erba alta. Ora non è che abbiamo deciso di non tagliare più l'erba e di far crescere una specie, una piccola foresta equatoriale, ma purtroppo il maltempo ci impedisce di poter intervenire e tagliare i polloni degli alberi e l'erba. Appena ci sarà un miglioramento nelle condizioni meteorologiche, interverremo e riporteremo al decoro urbano anche le nostre aree verdi del comune. Parliamo sempre di ambiente e parliamo di un insetto, una cocciniglia. Qui mi perdoneranno i cultori della lingua giapponese, ma si chiama Takasha japonica. È una cocciniglia, un insetto infestante di origine asiatica. È stata vista per la prima volta sugli alberi di gelso in Giappone, è diffusa anche in Cina, in Corea del Sud e in India. In Europa è stata segnalata per la prima volta in un parco nel 2017 a Cerro Maggiore. Sono degli insetti bianchi che in questi giorni stanno avendo una certa diffusione anche sui nostri social perché vengono segnalati dai cittadini. Ora, non c'è un principio attivo o dei prodotti chimici specifici per debellare questo tipo di insetto dalle piante. Vi consiglio di andare sul sito internet di Regione Lombardia, dove sono ben specificati alcune possibilità per una corretta gestione del problema, o comunque di segnalare questo problema all'ufficio ambiente del comune di Fagnano, di modo che si possa cercare di intervenire soprattutto sulle piante di gestione del comune. Oggi sono vestito così elegante, ma per un evento che avremo qui all'interno del nostro castello Visconteo inauguriamo un'autonavetta realizzata con PMG e grazie al contributo di parecchie aziende fagnanesi che hanno sponsorizzato appunto l'arrivo di quest'auto, che servirà per aiutare le persone anziane, gli indigenti a fare gli esami o comunque essere portate nei luoghi di bisogno. Lo faremo alle 10:30 qui nel Castello Visconteo. Non è un evento che abbiamo pubblicizzato, ma ci tenevo comunque a dirlo anche per poter ringraziare innanzitutto tutte quelle attività che hanno sponsorizzato l'arrivo dell'autonavetta e poi ringraziare, perché è un ringraziamento doveroso, tutti quei volontari che tutti i giorni si prestano nel portare queste persone con l'autonavetta del comune. Questa è una delle autonavette, perché nei prossimi giorni poi inaugureremo anche la seconda autonavetta, che è stata completamente finanziata con i fondi del comune. Gli eventi della settimana: stasera l'assessorato allo sport alle ore 19 in Aula Magna Benvenuto Piazza propone un incontro con Alice Pignagnoli, che presenta il suo libro Volevo è solo fare la calciatrice. Domani sabato dalle ore 20:30 alle ore 22 l'amministrazione comunale informa la cittadinanza che all'interno del castello si potrà visitare un'installazione curata da Marina Comerio e dall'assessorato alla cultura. È un'installazione che porterà alla riflessione e comunque all'attenzione tutte le persone che potranno visitarla proprio il tema dell'immigrazione e comunque degli sbarchi sulle nostre coste. È una, diciamo, installazione proprio che porta alla riflessione e invito tutti a poterla visionare. Sempre domani alle ore 20:45, non più al castello ma nell'Aula Magna Benvenuto Piazza, ci sarà un concerto di pianoforte a quattro mani con Pietro e Marco Begni. L'evento è appunto spostato in aula proprio a causa maltempo. Giovedì 18, ci tengo a ricordare ancora, alle ore 21 in Aula Magna Benvenuto Piazza, l'incontro di promozione del controllo del vicinato. Vi aspetto numerosi perché è un evento molto importante appunto per le varie problematiche che abbiamo trattato nelle settimane e nei mesi scorsi. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.